life. Oh, hello. But freedom doesn't come free. No! Sweet liberty! No! Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Become part of an elite peacekeeping force. See exotic new life forms. And spread managed democracy throughout the galaxy. Become a hero. Become a legend. Become a Helldiver. Bellissimo questo trailer, come sempre. Helldiver, Operation Valiant Enclosure has begun. Join your in containing the Terminate Menace. Choose where to join your fellows in righteous liberation. Meridia? Eh? Ah. Ah. Comunque hanno concluso niente con quel coso lì che hanno fatto. Boh. C'è un evento. Ci stanno attaccando gli Automon. È buono. Gli Automon hanno conquistato un settore verso la Super Terra, stanno arrivando. Difendi 38 ore. Follow for follow. Ok, Herroge. Afterlife. I follow you. Hanno praticamente. Afterlife, I follow you. Ma tu l'hai visto? Or follow now? Wait. Cosa? Ciao Tony. L'hai guardato? L'hai visto il video? Sì, un pochino. I follow you, Roque. Sì, un pochino. Non ho fatto prima niente. Non è detto solo che arrivano quei giochi lì.
No, non ho dato niente. Però boh, hanno detto quella roba lì strana che Next Hardware parleranno. Cioè non Next Na. Ah, non hanno detto Next Hardware. Sì, ho visto hanno Tony. Hardware parleranno in. Sì. In holiday, cioè tipo in. Lì nelle feste di Natale. Ma si presume tipo sai quelle console mid, no? Tipo sì, sì, sì. PlayStation Pro o così. Perché okay. Comunque anche quel tizio lì che stavo guardando io, che era multiplayer, sì. Hanno detto che non hanno parlato, hanno, è sottinteso che comunque loro ti faranno uscire su tutte le console. No, console basta. Console basta, beh certo, solo pass. C'è cioè console molto molto poco. Anche la tizia lì che parlava diceva praticamente solo robe tipo vedrete i giochi sboh, potrete giocare i giochi su ogni schermo e ogni sì, dove sì. Beh, normale. Facendo intendere che siccome giocherete ovunque console poche e certo certo niente. Vedi là adesso ancora ci dici quanto nemici con esplosivo sono 48 facciamo questa che ci dà le medaglie e poi andiamo a difendere il settore che ce l'hanno attaccata. I follow you Robby, eh? Beh direi di andare qui poi dopo che tanto qui c'è la cosa dopo ma cos'è uova? Come il Vesuvio? Beh lo metto non rombo io. Io faccio solo controllo e zona, quindi non metto nessun bombardamento. Lo metto io. Quello lì per il collo. Si portava 10 anni fa su Twitter FAF4. Che cazzo? Non ve le parli in acronimi, almeno non capisco. Io non capisco gli acronimi. Potenziamenti moro, niente. Follow per follow. Ah, follow per follow. Lo so, non dico che me lo dai, lo do anch'io. Ah, follow per follow. Aspetta, ma non mi devi parlare in acronimi. A parte che non me l'ha dato, poi glielo tolgo se non me lo dà, cazzo fa? Tipo culo. Io spero, cioè, sia un stile molto bello. Sì. E poi, secondo me, il potesse Pentiment, comunque Pentiment andrà su Switch, che è un gioco, è un gioco da giocare sotto come Switch, con i tasti va benissimo. Pentiment non è vero. No, dico, no, nel senso per com'è la tipologia del gioco, su Switch, col touch e beh, tutto quello, ma non pesa anche niente, è una cosa grafica quasi praticamente. Che comunque come cioè io pensavo era palese, che non sarebbero. Cioè, loro non possono far uscire, cioè non avrebbero mai fatto uscire le esclusive tipo Halo Gear su altre console. Perché... No, le faranno uscire, le faranno di più avanti. No, no, quelle hanno detto che se le tengono. No, Moro, non se tengono niente. No, fanno, me... fanno, ma fanno come Sony. Non, appena vedono che vendono, pian piano le fanno uscire, te pare. Questo qui sì. Palese, cioè, inizieranno un po', dopo ma palese. Coso lì, Elder Scroll. Loro cosa fanno? Testano il terreno con quelle esclusive lì. Che sono minori, diciamo, rispetto a un Halo. E poi vabbè, se vedo che vendono, e poi le fanno uscire. Il giocato di Halo, via, cosa sia. Sì, vabbè, per dire, però tipo Indiana Jones, magari fra due anni lo vedrai su PlayStation, tanto testano il terreno. Andiamo a sinistra sotto. Sì, ma parlo di Indiana Jones lo possono ottenere. Sì, Indiana Jones, sì. Ma lo sanno che loro che vende di più. Lui mi dice follow for follow, non dal follow. Non ci metto niente a toglierlo, eh. Nel senso, beh, glielo tolgo perché follow for follow. Là c'è un drop però, là anche cazzo. Fammi là, là e qua, sono due drop. A meno che vuoi lasciare la missione. È bravo, è eliminato. Cos'è? No, andiamo, andiamo. C'è un diamante lì dietro. C'è un drop diverso. Andiamo, prendilo. C'è un drop lì, un drop a sinistra. Vuoi lasciare la tu vuoi lasciare la missione? No, sto chiedendo a te, se vuoi lasciarla e non prendere niente. Beh, ma sono tutti i crediti in più, roba in più, eh. No, appunto. Prova a per te. Ma non vuoi venire in party, Tony? Ma se stare sul divano a giocare Persona 5 a 30 fps. Là c'è un drone. Dov'è? Ah, minchia, ma è lontano, però là.
quello che dico io, nemici. Sì, ma mi serve una mano. Qui. Lì di schiacciare pulsante. Persona 5, Jacopo, skip i dialoghi. Uno dei migliori giochi di storia per sempre. Oh, che pane. Che no. Questi qua te l'hanno rata. Sì? No, c'è il fucile. Come faccio a prendere il coso se giocando con lo schifo? Vuoi andare al luccicone o come? Beh, ci abbiamo il nido sopra. Non lo vedo. Ma andare al luccicone? Andiamo al luccicone. Io non mi fa. È qua. Io volevo la. Io lo volevo, sono spawnato qui per trovare. Merda. Per cui tu devi reggete per trovare l'altro blu. L'ho messo in inglese l'audio, Tony. Non l'ho tolto in italiano. Più bello in inglese. Ma c'è uno? Ah, stai uscendo. Sì, sta uscendo dietro. Dov'è che esce? Beh, in realtà potremmo anche rushare. Facciamo tutta sta parte qui in nord e andiamo giù qua. Facciamo qui, facciamo anti-orario e andiamo al sigaro. Sì. Eh beh, facciamo Satana. Not anyone here have a Terry BP. Sì. Ce l'abbiamo già. 117. Ti ci penso. Sì. Adesso la metto sotto semi. Un po', fammi vedere. Aspetta che tiro l'elto magnetico e tiro quello là perché serve per fare il codice. Non lo so, anche di energia. Quanto ne manca? Devo andare via perché mi fa vigliare, ma più. Scusa, è più forte semiautomatico o automatico? Che pompa? Semiautomatico. Dici, eh? Questo è semi per forza. No, questo è rapido. C'è uno. Si sciolgono, avete visto questa prima. Ok, giusto per completare le medaglie. Poi ne mettiamo uno impegnativo. Esatto. Ah no, perché dobbiamo prendere per ricaricare. Sempre degli autobot. Perché questo, Tony, è un pianeta che il malus è che la divisibilità è ridotta. Ogni pianeta c'è un malus diverso. Dunque non si vede niente. C'è la foschia. Non so che cos'è. Ma si vede. Due non hanno fatto effetto, però va bene. Ok. Andiamo lì adesso. No. Esatto. Però per il nido si ci vuole questo. Calling down supply. Ora arrivi, arriva. Ha invitato Annalisa Picchiami un party. Andiamo da Annalisa Picchiami. Andiamo da Annalisa Picchiami. Tony vuole scopare Annalisa. Tony vuole inculare Annalisa. Vuole essere picchiata. Vuole essere picchiata da una donna. Da Annalisa. due minuti, buon buono. Beh, abbiamo, ce ne avrei uccisi due, no? Eravamo 48. Poi non parla, fai parte, non parla. Nonna. Buongiorno. 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 In Brasile. Brasile non può picchiare nessuno perché non deve sapere poi sotto la faccia. O rispondendo all'analisa può picchiare, no? Tutte le donne, le persone, quindi non va bene. Allora, come l'antipatico si fa? Deve essere una merda, sa?
Non è uscito da niente. Provato il gioco di napoletano. Gioco. Tutti tu? E tu non c'hai gli occhi, è normale. E che dormi? Abbiamo visto un fatto per l'accesso. Allora, se uno iniziasse ora, sarei messo malissimo. Perché? No, non può arrivare. 36 ore indietro. Non c'entra niente. Niente. Come funziona? Cosa succede? Chiedimi schermo se vuoi, vedi meglio. No, vabbè, questa guarda più PC. Io lo vedo un po' assente a livello di sparatore, cioè il personaggio lo vedo un po' pesantuccio, leggerino, spari indietreggi, spari indietreggi, io lo vedo profondo tipo destra. Molto più meglio di destra, di fatto. È più profondo di quel che pensi. Qui ci sono armi che devi per forza usare in due, se no non includi niente. Adesso non devi ricoprire tutto il tiro. Vabbè, sbagli assalti, però sarà una bella. No, anche se fai raid, ormai. Reloading! C'è più kill di questo che Destiny. Che di quello. Ancora? Eccolo. Dammi un altro team. Ma tu hai preso vigoroso, se non è vero. Non sto tirando. Cos'è questa roba che vede a schermo? Sono i potenziamenti che mi sta chiamando. Io ho tirato delle mine. Non sono sceso. Non me lasci venire, ci sono le mine tanto. Sprecare colpi. Aia. Immagino che in streaming si veda peggio, però a livello di... 1080 diciamo, vedi in streaming. Sembra 1080-60 tipo. No, ma è più complesso di quel che credi. Un agro di qualcosa, ci sei un altro di qualcosa, no? Ah no, vabbè, ci credo, sei morto, guarda, c'è quel fuoco alleato, fuoco amico, molto molto male, è più strategico e profondo di quel che sembra, che tu sembra che stiamo andando in giro a sparare a caso. Ma non è così? Quello è quello che non mi piglia, capito? Io vedo che voi state girando, sì, ok, stai distruggendo le uova, l'ambientazione è figa, ma che cazzo stai facendo davvero? Difendendo la terra. Difendendo la terra. Sto portando la democrazia, non vedi? Esatto. Democrazia, Tony. Mi stai affondando. Tiro il mortaio, devi stare distante dai nemici. Non c'è uno... Io spero che tu non l'abbia tirato vicino alla... No. Adesso è stato un evento oggi che ci sono gli robot che stanno attaccando la terra, i settori vicino alla terra, bisogna difendere. La terra si vede anche pianeti, lune, robe strane. Cioè tutte quelle ambientazioni che ho visto, c'è sempre lo stesso pianeta in zone verde. No, no. No, ma sono settori. Poi ti mostrano i mezzi, le cose che usi, carri armati. Poi ti mostro. Non è lo stesso pianeta. Come DLC. No, perché tu conquisti dei pianeti e poi passi nella prossima. Tu, non tu, la community. Definiscimi DLC, è roba a pagamento? Tutto gratis, l'ho detto già. Tutto gratis. Sulle estetiche, pagamento. Ho visto che costa 40 euro, però ci sono dei gettoni acquistabili, però finché è estetica come... No, non è estetica, sono anche armi, potenzialmente. Ma li puoi fare in game senza spendere un euro, quello che sto facendo io. Ho visto il titolo, ho visto il video di giorno che mi libera, diceva che era rimasto, cioè è rimasto colpito in questo. Perché è un bel gioco, le faccio. C'è comunque 83, mi sembra, comunque la media più... Come ha detto, come diceva per dirti che Falconero diceva che siccome
non hanno creato un hype. Non c'era hype. Tu arrivi, questo è. Tu dici, è una bella sorpresa, è un gioco molto bello. Visto che non c'erano. Che non hanno creato chissà come dire altro, ovviamente. Però finché, come ti dicevo su WhatsApp, finché esce un gioco così che magari in cooperativo è simpatico, visto che Destiny è attualmente morente. Ma morto, non è già difficile tanto. Guarda, 30 euro di cose dei compiti. Il discorso che qui nelle missioni il livello più alto non puoi andare in giro a casaccio, devi organizzarti con gli alleati in base anche a cosa portare come armi e bombardamenti, se no concludi niente. Guarda la pioggia, io sto in parte a vedere perché domani è venerdì, quindi arriva il cliente, arriva magari se non lo guida e vediamo. Ma io un coop del meglio di sé. Ci stiamo quanto giocando con. È complesso, con... perché io. È complesso. Hai su perché? Cioè nel senso missioni difficili devi giocare. Missioni difficili devi giocare. Perché sta caricando? Missioni difficili devi giocare serio. Non a caso. Già comunicare anche. Mi ha shottato. È morto, mi ha ucciso esplodendo. È letteralmente shottato. Sta roba va a livelli o che altro? No. Allora, del vostro livello. No, no. Poi ti spiego. I nemici non scalano in base al livello. Dietro però. È suonato ora dietro. Che devo fare? E dietro lì via comica. Ah, c'era uno. Adesso ti spiego che tu. Esplode, muore. No. Sono 4 vite. C'è una mappa che ti mostra i nemici dove ce li hai, come fai a capirli? Tipo, perché li senti o li vedi? Raccolti i fondi. Sì. Ma come ti dico che è più complesso di quel che è? Le armi sono tra virgolette arcade o ci sta qualche arma particolare iconica come si c'hanno se tu premi quadrato su armi se non lo so come puoi cambiare il lato di fuoco i colpi al minuto. Però se il bello è il fini, quando prendi un'arma pesante senti che è pesante. Supporta pure la roba figa tipo vabbè, poi figa fino a un certo punto deve avere il 500, tutti i prodotti da fini, no. PlayStation 5, guarda che ti sento bassissimo. Beh, sto parlando pure io un po' basso. No, ma anche io sto parlando piano. No, comunque, poi in base, finita la missione ti mostro. Perché dobbiamo anche stare concentrati perché so pizza, con pizza. Dai, io guardo. Io ho autonomia. Andiamo uova. Comprate Tomb Raider 1, 2, 3? No. Quello veramente non trovo l'utilità di una roba. L'ho giocato appunto 20 anni fa e rimane lì 20 anni fa. Sì, ma io ho visto. Io ho visto dei commenti tipo che dicono cazzo ma che bello posso giocare anche come la grafica da PlayStation 1 cioè nel senso se gioco su PlayStation 1 se voglio giocare la grafica devi aspettare 20 anni per farlo per giocarlo con la grafica. Il discorso è semplice, vado giù da basso apro lo scatolone tiro con la PS1 con la TV con la presa a scarpe lo styling grafico ovviamente penso che le meccaniche la roba che sono dentro di 30 anni fa. Come era legnoso l'altra volta, è legnoso mo. Ripeto, per me oramai devi stare nel mood di fare un gioco. Cioè mo c'ho un po' il mood di farne. Il discorso è semplice, se tu vuoi tirare fuori un gioco di 20, 30 anni fa, 10 anni fa, devi farlo come Demon's Soul. Allora va bene, se no basta. Quello è. Lo puoi fare? Allora, o come Resident Evil. O sai come? Questo qui ci stava, sai come? Dentro nel PS Plus. Grazie. Ah beh sì, anche sì. Il premium dici? No, in quello o base o extra. Per magari tutti gli incentivi come l'extra c'è dentro Tomb Raider. Però mi sembra, cioè così, devi vendertelo. La palmi c'è tantissimo. Vendertelo. Tiro bombardamento. Veramente. Tipo, non costa neanche poco. Cioè, con quei soldi compro questo. E c'è che pure meglio.
Non scende più l'esplosione, non sta scendendo. Sono insetti e robe varie o ci sta qualche boss? Sì, sì, anche i boss. Poi andiamo a vedere di nuovo. Come dalle uova, eh? Anche che c'è pure durante le missioni fai delle cose che in genere fai sempre, quindi potresti fare mai. Esatto, monotone e quant'altro, che però non ti annoia. No, infatti sono sempre quelle le missioni, ma non ti annoi mai, e quello è bello. Perché il gameplay funziona. A differenza di Destiny, che per queste cose ti rompi i coglioni. Dipende pure quanto lo supportano, se sta vendendo abbastanza bene, sì, lo supportano, sì. Una roba nuova, ah merda, è vero, porco dio, non l'ho visto, è vero, l'ho visto al proprio, l'ho visto in ritardo perché non si vedeva, cioè che avevo utilizzato era bellino, volavi, era dinamico, che c'erano delle robe belle, però poi dopo... Dove sono le cose? In mezzo alle mine, aspetta. Fire in the hole! Penso che la community si lamentava del matchmaking, cose in 3 giorni hanno fatto 4 aggiornamenti, hanno sistemato Destiny, quanto ci mette? 6 mesi? Okay. In the next patch, in future, we will resolve it. Sì. Quelli sono capaci di tutta stagioni di 7 mesi. La stagione 31 saremo. Proprio arriveranno nel mese 31 della stagione 5. La stagione di anni. Andiamo a estrarre, dai, basta. Saltiamo un'area con i robot. E la roba in basso a sinistra che cos'è di questa roba che c'hai? Allora, di 4, la bomba, vedo. Poi quella è la granata. Lo zaino è il torretta che vedi che mi porto dietro. Sotto la vita. I stimolanti, le cure 4x4. Uno di 6 sono i caricatori, quindi sì. Di quest'arma qua è quasi finito di colpi. Sì. E se tu ne carichi prima, ti butto il caricatore. Ti butto il caricatore. Ah, quindi se io tengo un revolver con 6 colpi, se io faccio, guarda, ricarico, se io faccio 5 li butta. Se io faccio così, guarda. Metà buttato, ok, perché devi tenere anche conti quanti colpi che spari, non che vai in giro spari a casaccio, perché sotto c'è la vita con la siringa, sì. C'è 4 siringhine per via vita, sì, perché i rifornimenti oltre ad avere il cooldown sono comunitari, tu li tiri una volta, basta, tiri per tutti, non è che li tiri solo per te stesso. Che cosa è il tipo di... I rifornimenti, le munizioni sono comunitari, quindi se tu, sì. Se tu li tiri una volta sono per tutti, non è che sono solo per te stesso. Ok, quindi va collaudato, ma... diciamo anche un po' con gli altri. Ma non funziona. Ma sotto, destra, sotto. Ho tirato il mortaio, sei distante. Tiro delle mine. Con mortaio in arrivo. C'ho il coso del fumo, cioè. Se io inizio mosso pure io 4 su 4 di cilindro, una roba che sono pian piano. Sì, sì, no, no. Le aumenti solo con le armature. Tipo ci sono due armature, più corri più veloce, c'è cioè più resistente ma meno armatura, però magari puoi portare 2 granate in più, 2 siringhe in più, 34. E questa cosa che sblocchi pian piano o che combo di mezzo sempre di più. No, no, no. Un'altra cosa che mi dicevate è che la storia è proprio ridotta all'osso, non c'è inizio. La storia è il trailer che vedi. Basta. Butta subito nel mondo così, cioè non c'è un... Ma perché la... Perché la... Ci sono gli alieni che invadono... Ci sono gli alieni che vanno a buttare tutti i difendi. Fanno muori, difendili. E difendili, devi difendere la terra. E portare la democrazia. Poi è vero, e non è vero, non scopriremo. Democracy!
poi ti potenzi stratagemmi, ti potenzi tutto giocando, facendo le missioni più complesse. È figo, è figo. Ah, sei rimasto finito, è l'imposto. Cos'è l'imposto? Due trovi. Le vita, c'ho le vita anche. Vita limitata. Vedi tutti i rifornimenti. Se muori puoi respawnare due volte? Sì. Vedi, i rifornimenti sono 4 pacchetti, perché sarebbero uno al giocatore. Ok, e i respawn che tu non hai due, sono due tuoi o due del gruppo? Del gruppo? Del gruppo. Del gruppo, quindi se uno muore e ne perde le vite... In 4 sono 20. Ok, non ne metto il gas in più. Quindi si può giocare fino a 4 giocatori. Sì. Infatti l'altra sera con io, Morro e Dark, un suo amico, abbiamo fatto missione impegnativa, boss gigante, è morto. No, è morto, no, no. Sei quasi morto, ma... Adesso è morto. Diverso. L'entrata dell'elicottero è stata bellissima, cioè... Quando tu entri un gigante che entra in quasi un minuto. Ah, sì? Effetto ottico, bruttino. Che ti ho detto, devi vederti il film Starship Trooper. Non so cazzo, io sono solo Signore degli Anelli, eh. Non pretendo di fare niente. Cultura di film, in questo plan, hai visto poco. Capite niente? Che non capisci, che non è che quando non ci sei a contatto. È un arco. Come dire, vabbè, non ti sei mai giocato Assassin's Creed. No, è una saga che mi manca. Tu non hai mai giocato gli Assassin's Creed di Ezio, ti devi vergognare. No. Come io ti dico, tu non hai mai giocato Metal Gear, ti devi vergognare. Il primo l'ho giocato, però. Capirai, io ho provato Assassin's Creed Origins, non capirai. Sì, bella merda quello. Quei cammelli sulle cose. L'Egitto lì. Magari sarà anche bello. È affascinante da vedere, però... Ma sicuramente è bello esteticamente. Che è il meno peggio di quelli ultimi usciti, dopo... Sì, sì, guarda, dopo Valhalla, sì. All'interno del gioco c'era una sorta di documentario dell'Egitto. Perché ti dico, Tony, Valhalla è un gran gioco. Peccato che non c'entra niente con Assassin's Creed. Che lo chiamavano Viking. Top gioco. Allora ti mostro. Ecco, vedi qui. Allora, gestione della nave, ok? I stratagemmi, vedi? Qui quelle cose che fai in missione ti compri le varie cose. Vedi? Allora, mitragliatrice. Questo, vedi che questa è un'arma che usi in due, per esempio. Questa da solo, la puoi usare, ma ci metti 2 ore, invece in 2 fai veloce e butti il boss, no? Stratagemmi, invece modulo della nave. Aumenti il cooldown o le munizioni o quello che è dei stratagemmi, cioè, diminuisci, scusa, non aumenti. Per esempio questo, ventilazione dell'abitacolo, diminuisce la ricarica dei stratagemmi minchia del 50%. È tanto questo, eh? Se no, fammi vedere, integrazione sintetica. Secondi. Riduce il tempo di ricarica. In alto più verso destra, 10.275, 9.50, 39, 81. 9.50 sono i crediti plus, quelli che sarebbero del premium, ma li ho fatti praticamente solo giocando, poi lo prendo per arrivo a 1.000. Gli altri sono i soldi, diciamo, e ogni valuta va in base a quello che vuoi prendere. Tipo vedi, sì, adesso... Cosa che piglia 1.000? Che capisce 1.000? Questo qui, vedi, acquisizioni. C'è questo. C'è il titoli di guerra e il superstore. No, scusa, i titoli di guerra e il veteran di ferro. Dobbiamo fare il robot? Sì. Quindi il primo è un pass che prende potenziamenti, armi. Ma non è un pass di estetica, è proprio un pass per gioco, no? Mm-hmm. E il secondo è sempre un pass o paghi subito le edizioni, o se no i crediti li fai sbloccando sopra e giocando in partita. E difatti manca 50, poi lo prendo. Capito? Ok. È tutto free, non devi pagare niente. Adesso io prendo questo morto fucile laser. Falce. Legge di promette. Il popolo che avessi pianeta barriera è stato liberato. Su ogni pianeta barriera lì ingegneri qua. Ti prendi un potenziamento, per favore. Niente. No, ho comprato un'arma. Dio porco. Ma tu capisci che servono i potenziamenti, niente? Sì, capisco, ma ho anche capito che non posso spendere tutti i cosi in un punto o nell'altro. Ah, attenzione, non è che ne spendi tutti i cosi, non hai speso nessun coso, che è diverso. Ah, 12.500 vinci almeno
8 campagne di difesa. Ah, dobbiamo vincerne 8, eh? Sì. E io non so se prendere questo. No, mi sa che lo tengo per questi crediti. Mi servono due cose arancioni. Devo fare una cosa impegnativa, dobbiamo fare. Dobbiamo fare l'autobomb. Sì, impegnativo? È uno sparamento? No, normale. No, mi serve arancione. Col matchmaking. Mi serve arancione, che te devo dire. Sbarramento orbitale. Fumogeno, no. Questo rilè. Cosa c'è di buono contro qui col faccio di merda? Ci sarebbe la barriera del generatore di scudi. Quella l'ho presa. Sì. Il fumogeno anche, che sparano, non vedono niente, non ti uccidono. Barriera fumogena. L'attacco elettromagnetico, orbitale, tu ce l'hai quello, sì. Sì, e tengo quello. Scudo. Sto pensando, vediamo, cannone automatico. Cazzo, cannone automatico è figo, eh. Io adesso voglio provare. Porca troia, questo spacca tutto. Chi? Sentinella con cannone automatico. Pum 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 pum. Guarda, ovviamente sì. Che c'è col verde che hai già preso. Sono robe passive che tu già c'hai, o quando fai la missione devi selezionarle? Quale verde? Okay. Quelli con la spunta. No, sono cose che ho preso, le metto quando vado a fare la missione. Qui metto le armi. Non è che ce l'hai tutti passivi, insomma. No, devo scegliere io con cosa entrare. Ok. Entro con questo qui, falce. Devo riprovare il falce, vediamo. Da qui vedi, Tony. Da qui adesso noi eravamo. Vedi, questo settore. Questo settore, ieri facevamo questo, completato, preso. Adesso, vedi vari pianeti, no? Questo foresta. Questo calore. Sì, sono i pianeti che metteranno nel vault quando si rompono il cazzo, che diventa troppo pesante. Adesso qui c'è un evento. Dopo due anni. Qui c'è un evento che dice di difendere, andiamo a difendere, direi. Ma non vuoi andare a Draupnir, alla lancia di Odino? Draupnir. O Mantes. Draupnir. Dove ci sono i giocatori? Ci sono due Malus qui, pioggia e nebbia. Attento. La visibilità è temporanea, riducono la visibilità. Due visibilità, scusa, la nebbia fitta riduce la visibilità e temporale riducono la visibilità. Sì. Tu vuoi fare. Scegli decisioni giocatori, però. Due. Non si può altro quello che sta facendo. No, quello. Vabbè, facciamo questo. Per conto nostro. Ma non puoi farlo. Scorta e proteggi i ricercatori mentre si spostano verso la zona di evacuazione. Io ti consiglio di. No, ma no, a me. Ma che dito quanto lo metto? Medio. Veloci i caricamenti come da senza. Come starten? Impossibile connettersi al server. Non sai com'è. Impossibile connettersi al server. Sì, ho visto. Poi tu in partita qualche. Tu in partita. Non lo so, spawniamoli. Tu in partita puoi anche tirare un coso SOS che si uniscono altri giocatori. Beh, Mori potenzialmente non li mette, quindi niente. Adesso io qua sto scelgo cosa mettere. Allora metto il cannone automatico. Poi metto il cane. Aspetta, vigoroso. Perché si ricarica veloce qua. Questo. Se Moro si mettesse le antiferite della vita. I tizi adesso ci sparano, ci feriscono, non niente. La sbagliamo. Troppo. Questa è giusta. Come dici quando schiaccia? È super saiyano. Il mio vicente è Nappa. È arrivato sulla terra. Ma hai fatto questa, Moro, scorte scienziati, eh? Ah. Pure l'audio è molto buono. Medusa che volano, ma? Io non ho l'arma per guardare. Beh, te la tiro io dopo in casa. Beh, c'è il cane. Dove sarebbero questi qui? Navicelle. Merda.
down a sentry. Ah. Guarda, guarda. Fighissimo, titano. Dietro, 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 dietro. Ma non è arrivato lo scudo. Merda. Sì, mi ha ucciso. Ah no, mi ha ucciso la navicella nemica. Sono cancrissimi, sono difficile questa. Io mi lancio sulla navicella, scusa, non posso. Ah minchia, le granate, è vero che per le granate. Sì, no? Minchia moro, ma ci stanno massacrando. Non posso raccontare. Non ce l'ho. Io ci... ma io aiuto. Esatto. Ho capito. Aiuto, eh. Aiuto, io ho tantissimo. Anch'io, ok. Devi... dove stai? Sì, ma non abbiamo ancora evacuato, non sono scienziato. E tutto questo. Non manca. C'è tantissima gente. Non ho più niente. Tira rifornimento, che devo dire. È difficilissima sta missione, sono fortissimi. Sto morendo. Oh no, ci sono. Ci sono gli AT-AT morti. Tu vedi la mia vita? Sì, ci sono gli AT-AT. Ci sono gli AT-AT. Mi hai ucciso però. Col pompa, col pompa. Non vedi che sono davanti a te? Non ho neanche sparato. E si è ucciso da moro. Non ho neanche sparato. No, bisogna cambiare potenzialmente questa missione. Non va bene così. No. Stanno massacrando. E lui comunque non ha sparato. Ci ha ucciso da morto. Fa schifo uccidere il laser qua. Ready to liberate! Che c'è un tizio con lo scudo morto. Guarda. C'è la TAT. Sì, ma noi dobbiamo estrarre. Dobbiamo estrarre le cose. Ma perché ne sono? Sì, ma se loro non fanno un tempo neanche... Sì, ma tu capisci che se loro non ti lasciano il tempo? Ho capito. Io ho finito i fondi. Ok, che non mi spara. Guarda, guarda. Sì, ma io ho capito. Ho continuato ad arrivare. Ah, c'è un problema. Non puoi sparare fuori alla barriera. Buono, bisogna chiamare questi scienziati, perché se non si combanno è ingiocabile. Cioè falliamo. Vabbè, io ho finito le... Non so neanche dove sono, per dire. No, non so, non ho più niente. Sono lì? E mi dice che sono qui, ma non so dove. Onestamente.
No, non mi fa salire poi, dai, non so. Perché è dietro, il robottino è dietro, quello guida, guarda il tizio dietro. Io non ho più di stimolare. Fanno gli obblighi di momentanea. Devi uccidere questa persona per qui. No, bisogna, no, no, bisogna quittarla. Bisogna, no, no, no. No, non è così. Non bisogna fare cosa, bisogna fare una di quelle. Hai visto quanto è complesso, Tony? Sembrava facile, invece. C'è narrato. Non c'è più Tony. No, no, ci sono, cosa? L'ho preso Tony? Bisogna cambiare. Ero completamente annichilito. Carino, è carino, anche le ambientazioni sono carine. Difendi il pianeta? Io lo vedo semplicemente un po' lentino il macchino. Ma non è vero. You have a strategic eye. Cioè, è affascinante, comunque vai sui pianeti, ma sono tutte così. Spari i mostri, guarda che sono tutte così. Ah sì, facciamo questa che uccide. Devi cercare quel forno, bisogna lanciarlo per una SOS. Proviamo a fare questo prima di nuovo. Mi sembra di proteggere. Non è macchinoso, tu lo vedi macchinoso? Prima ti sparavano da tanti lati, cioè secondo te c'è un DG fermo che deve buttare qualcosa per terra e sparare, cioè devi mirare bene, quello ci mancherebbe altro. Ah, perché ne avevamo saltati bene. Non c'è, cioè, quella dinamicità paradossalmente, non so, Anthem, Volidivia, spari. Ma c'è il jetpack se vuoi. Oppure, no, tu, vabbè, Destiny ovviamente, pure tu, vai via, ti no, ma tu hai mai visto un soldato che vola via mentre spara? No, ce l'ho detto. Allora? Essendo un po' più così, ma tu così sei un uomo, non sei un guerriero di luce di testa. Tu sei un omino, ti metti, che ne so, un po' al riparo, cose varie, spari e... secondo me neanche al riparo. Sei semplicemente un soldato umano nel futuro, ma non c'è niente di speciale, sei comunque un soldato umano normale, normalissimo. Chiama, questo è. Il grosso è la roba che chiami, no, no. I proiettili. Guarda, sono per riuscendo i copia. Sì, fidati che giocarlo è molto meglio che guardarlo. Sicuramente. Però giocarlo vuol dire caccia a 40 euro. Fiducia che gioco bello, se non ti direi prendilo. Però devo tirare bombardamento a quelli, se no che ti fa. Scienziati sempre della stessa casa, dietro. Ah, tu mi puoi farmi cercare. Non ho tanto più. E chi è che mi ha spinto? Non io. Mi ha spinto. Maro, ma se sono dei scienziati, che ti ha spinto, scusa? Ma che ti ho toccato? Sono dei scienziati da casetta. Ma sono usciti? Sì, sì. Sei. C'è una bomba qui, io. No, è cosa? Non so. Ma c'è la TNT. Morto. Dal mio cannone. Sì. Qualcuno spezza volta. Qualcosa di Dark in cielo. Quale? Quello che puoi curare, se sei così. Ah, ok.
Non ti curi se sei full vita? Sì, sì. E che senso ha? Guarda, sì. E la stamina. Stamina infinita, perfetta. Discesa di roba, dove sono? Io tiro le cose che non sono in fondo. Quello di... la sentito di... una verta. Mi hanno colpito il braccio. Dimmi, ti dipende potenzialmente dalla vita con quei robot. Che ti cura, sei immune alle ferite, ma ora possiamo sconfiggere niente. Cosa pensi che quello non diventava quello? Sì. Sei immune alle ferite. Poi una gamba rotta, non mi influisce. Questo mi ha sparato al braccio, adesso non capivo niente. Ah, poi torna, c'è questa meccanica qui. Se tu c'hai una gamba rotta, un braccio rotto, un corpo rotto, poi se non puoi fare certe cose. Che tipo se tu c'hai l'inculo più alto. E quando lo pure di meglio alla cosa. C'è una tia qui. Aspetta un attimo. Cosa torna? Se tengo il braccio rotto, poi come pongo rimedio alla cosa? Cioè o ti curi o c'è un potenziamento che ti rende immune. E sprechi una cura. Io lo guardo qui. Sto guardando qui, sì. Mi sta narrando. Un fucile, ho preso un lanciarano. Bisogna chiamare gli scienziati. Tantissime. Non li vedo, c'è una tia. Tiro dei rifornimenti qui. Qui. Poi non sono stati scendere. E comunque il tizio è sopra le palme. Sì, dietro, dietro. Con la tia qui. No, ma è sopra, quindi ti colpisce la testa. Ah, ok. Cosa abbiamo noi di più per fare? Prendili, li hanno rotti, sono per terra. Tiro le granate, aspetta, non so dove sono là. Ma sono andati dentro i ostaggi? Quanti cazzo sono? Mica ma lì ci passano i ricercatori però mo. Ah, mi è creato quello. La riendola. Dietro. Mi sembra che siano tanto entrate. Ma sono qui. Ma sono qui, perché c'hanno i segni. L'hanno ucciso. L'hanno ucciso. Corre per le camere. Vai, 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 vai. Li accompagno. Vado a vedere se posso tirare un po'. Buffon, Tony, visto? Bisogna anche stare concentrati, non è tanto semplice. Tantissime perfetto. Beh, minchia. Ma è di fatto. Non ho niente, io l'ho da tirare. Sei tutto. C'ho poco che rallenta per un secondo. Sì. Io ho chiamato gli scienziati per quelli arabi. Li ho chiamati. Vedi il tizio che sopra è morto, hai visto? Sì, gli ho spaccato in testa, sì. Hanno tu mettato un rallentamento dove non posso seguire quei tizi. Devi tirarlo più avanti il rallentamento, non funziona lì. Non posso seguirli. Sono morto. Mi hai ucciso, non so come. No, lui ti ha ucciso, anch'io sono morto. Cosa ti, come ti ha ucciso da morto? No, no. Sono morto. Faccio uccidere. Devi provare a prendere la mia arma. No, mi hanno riucciso. C'è un tizio per il shot. Destra, la tua destra. Devi chiamarmi in un punto 6. E dobbiamo riorganizzarci un attimo. Non puoi stare lì. Ti pushano. Devi correre via un attimo.
Si è bloccato. Qualcuno! Però un po', è un po' da 4 questa, Sarebbe, saremmo in 3 se Tony invece di dormire. Minuti devo andare a fare. Ma lui scala la difesa, cioè in base al numero di persone. No. Allora, sono tutti molto seri da segnare. Sto sparando. Non ho chiesto, non ho chiesto. Devo fare il giro largo, devo tornare là. Devo andare via da lì perché non, più, non posso aiutarti. Ma che giro sto facendo? Non c'è un punto per salire? E là ci sono gli altri. Là è pieno. Ho colpito un bello, oh. Il mezzo comunque no. Siamo scienziati? No, siamo scienziati. Mi fanno le munizioni, non passano da fuori. Sta dietro. Cioè, porca puttana. Un po' meglio, cioè. Difficilissimo, e siamo a media. Perché è da 4, è palesemente da 4. Sto andando, però... sto andando, io non lo finisco il robottino. C'è il mio qua a destra. Ah no, qui sì, vedo che devo puntare avanti, ci sono dei nemici. Sì, ma ti è tu e ti è sì. Tira granate. Muori lì, ci sono le granate mie, vai via. Le granate, tu, anche tu dici delle granate ci sono gli AT-AT, ci sono gli AT-AT, mi hai detto. Sì, ma li stavo uccidendo. Devi dirmelo. Adesso li stavo solo. Non devo niente. Cazzo, non c'è so. Gli AT-AT non riesco a colpirlo però. Sono morto a tutte e tre. C'è uno così. Lanciarampo. Si può fare in due questo comunque. Cioè si può fare ma è cancro. Non è messa qui. Che continuano a scendo cuscio. No, non puoi farla in due questo. No, sì. Guarda, mi stanno massacrando, c'è pure la navicella che spara. Puoi fare. Non puoi fare. Non puoi farla in due questa comunque. È ingestibile. È ingestibile in due questa. No, vai dai, andiamo via, dai, basta. Non puoi farla in due, questa è ingestibile. Welcome aboard, Helldiver. No, 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 quella missione. È ingestibile in due questa. È proprio ingestibile. Bisogna vedere se c'è qualcuno qua che mette me, che sono comunque di niente. Invita Tony, che l'ha scaricato nel momento di Rapping Park. Faccio partita veloce, vediamo. Select an operation. Comunque ho letto perché ci sono problemi di un insieme di giocatori, perché ci sono troppo flusso di giocatori, non si aspettavano tutta sta gente e non ti serve. È sempre così, quando un gioco inizia, diciamo, a far girare la voce, vedi, se resuscitano i morti, se l'è preso Jacopo, se ho capito bene.
Sì, ma Jacopo non può giocare. Jacopo con tutto il bene che posso avere, non può giocare a un gioco del genere perché non comunica, quindi. Me lo volete far più a me. Magari sì, ma so, Tony, Giorno Gaming ti fa il video e tante persone che lo seguono solo pigliano. Sì, ma tu, non puoi, ti ripeto, tu non puoi giocare con Jacopo un gioco del genere, che giochi con Overwatch, c'hai i nemici dietro, neanche ci avvisa, che mi dice cosa ti devo chiamare a fare, cosa vuoi fare una persona del genere, niente. Devi sapere tu. No, prendi a copone se stai giocando persona 3, cazzo, io no. Sì. Gioco a persona 3, skip i dialoghi del 5, che è meglio del 3. A caso? Guarda, non me l'hanno fatto uscire su Switch. È perfetto, mi scimbaccavo. Devo togliere, devo togliere quello spray. Ma poi io non ho capito. Il video che ha messo Jacopo, ho fatto vedere lì la battaglia, ma ci sono le musiche del 5 e del 3? Sì. C'è contenuto, credo, senso, che puoi scaricare. Forse ci sta qualche omaggio o qualche contenuto così. Ho tolto il cosplay, trova subito. Guarda. Allora vuol dire che questo ti fondiamo il team. Guarda, il 5 di persona mai uscito. C'è poco. Già loro se fanno il master del 3 con le musiche del 5. Certo. Ma infatti il 5 non lo devi giocare. Il 3 non lo devi giocare. Ma sai chi squadra con me con questo? No, non sta lasciato un, unisciti. Non capisco perché non ti porta con me. Prima che si unisca uno, vieni. Un persona che potrebbe essere migliore del 5, che è veramente bello, è il 4. Il 4 è il vieni però. Sono 4 gol. Il 3, il 4 e il 5 sono tutti più belli. Tutti più belli. Il 5 è il migliore di tutti. Il 5 caga, caga in testa tutti i persona. Il 3 prima. Dicono sia un po' più dark, tipo, io non l'ho mai giocato il 3. Il 4 sì, lo giocai su PS Vita sempre in vita. Dark, Michelos. No, Pan non fa entrare. Non ti fa entrare? Ma perché non ti ha portato 4 con me? Golden. Prova, entra dal party. È quello che ho fatto. E tu dal party andali Lisa picchia, quella lì. Giovane, io mi sa che me ne mo proprio a dormire. Già fa. Ti fa Annalisa. Quando è arrivato secondo, Ma il regista era da ventesimo. Ibmi, tutti. Quasi senza avere un secondo che neanche canta in italiano. No, è bello che fa ridere Sanremo, la festival della canzone italiana. Canta in italiano. Palmino, hai buggato tutto, non era la prima volta che portavano canzoni dialetti. Sì, non chiamarlo festival della canzone italiana se non canta in italiano, è come se io vado lì canto. Se ho capito bene, negli anni 90 hanno portato la canzone in sardo, anni fa hanno portato il dialetto di Como. Tony, è come se io vado lì canto. Non possono vincere. No, ma non ha vinto, difatti. Ma neanche se fosse stata da vittoria, cioè se fosse stata vittoria per l'amore del cielo. Sì, cioè la canzone è carina, orecchiabile, può essere top 10, ma neanche il secondo posto. Sì, ma Tony, mi ha fatto entrare, sai dove? Nella partita di prima, tu eri con Doped, Smoker e Revolts. Sì, ma Tony, io come se vado di canto in Veneto, cioè, non capisci niente. Lo so. Un genere che va. T'ho invitato. Ascoltano prima la milanese, a quanto pare, però. Sì, la canzone è carina, però proprio a livello, al di là del genere, proprio a livello di talento, a livello di voce, di acuti, di roba che può fare, non può mai essere da solo. Beh, possiamo metterla facile, ma proprio per prendere i crediti, solo che sono... Ho messo ventesima Rosa Villa, quindi che è la cariccia, la canzone, almeno c'è una bella voce. Sì. Proprio il festival della canzone italiana, lui non canta in italiano. Una manga, Annalisa, Mammuti, Rama, comunque sono arrivati tutti altri, ma Rama? Che R? Rama, sai come? Rama, questo lo sa già. Ma che R? Che R, Tony? Che R, Rita? No, Rama, che Rama, c'è Duce, X-Zero Duce si è unito alla missione. Ma no, potevo mettere impegnativo con questo, scusa, aspetta. No, ma che si è impegnativo questo? Ma cosa dice? Non ci onnichiliscono. Ma Tony, Rama, che R? Ma perché non mi fa schiacciare? Lo screenshot che hanno messo nello store, la porca puttana, era una latrina. Non è così la grafica. Metto le mini incendiarie. Ah, di quelle. Uccidi gli scienziati con quelle. Ah, ho capito.
ucciso licenziate. Ma è uno stesso. Potenziamenti nessuno, neanche questo ovviamente. Ah no, mica l'ha messo, beh, giustamente. Ti faccio giocare, morro. Io quello l'arma definitiva. Morro, c'è un potenziamento nel passo sotto che potresti anche mettere, però, Non l'ho preso, no. Cioè, zero medaglie, le usate tutte per prendere quest'arma. Che fa cagare. No, non fa cagare, appuntissimo. Visto, infatti prima, non avevo concluso niente. In shutdown io, Anch'io, col pompa del 20 anni fa. Come campioni pallino 3 persi? Boh. Aspetta, dove sei? Uccidimi e prendimela, così la provi, uccidimi veloce. No, Dai, sono qui. Vai, raccoglila. Ah, ti c'è un po'. Vabbè, colpisci tizio. Ah, ma c'è un automatico. Sì. Ma c'è il raffico. Sì, c'è anche il raffico, ma rinculando tanto, Non fa cagare sta arma. No, non fa cagare. Uccidi, colpisci il nemico. Tu colpisco, c'è la sua. Devi usarla con il mirino con l'arma. Hai ucciso il tizio. Sì, va usata col mirino, sta terribile, se no. Ah, mio tizio, c'è le cose che esplode, e ti sciocca. Vedo, mi sto morendo. Dove sono questi scienziati? Prima che sono il posto. Scienziati carissimi. Ma c'è sciocco, vero? Ciao, Tony, buonanotte. Buonanotte, Tony. Ti aspetto a comprarlo a fine settimana. Domani. Ecco, gli scienziati. Ah, mio, apro, non fai niente. Sì, anch'io apro. Buonanotte, Tony. Ciao. Tu hai messo il moro, dai. Tiro, l'ho messo per non si attiva. Metti. Io sto proteggendo queste. Morto. Vabbè. Ho fatto bombardamenti. Così, allora, se siamo più persone, uno può difendere. Sì. Mi serve un tasto per mettere l'arma col mirino senza abbassarmi ogni volta. Un altro tasto, non so quale. Io però X tu hai messo. Mix interagisci, scusa. Ho capito, ma finché non miri non ti succede niente. Finché non interagisci dici. Cioè finché non miri, finché tu non miri con l'arma, non permette. Beh, è vero. Mi trovo piano. Che non ti cambia la cosa. Cioè che belli scienziati però. Io vedo una porta, la vedo chiamata. Non so dov'è il. Dov'è il discorso che vanno loro? Vanno lì del coso, vanno là loro. Dove c'è signora la navicella ora? Aspetta di questo. Tu hai capito che questo cannone spara le navicelle che stanno portando giù i robot che ho messo e le rompe? Così non siano. Io ho capito che devi attaccare la velocità. Che hai tirato? Hai ritorno, ti unisci. E ti sparano e ti grossi o no? Ah, merda, proprio ora intanto il bacio che lo butto fuori. No, ci sono. No, ci sono io. No? Io non ho più colpi. Già che muoio. Ma comunque l'arma è forte, sono proprio che non so. Sì. Sì, ma finché c'è quel tasto di potesco aspettarsi. Ah, non l'ho impostato. No. Qua come faccio qui?
fracco bordello che c'è. Qualcuno, ah, qualcuno mi ha pure preso vigoroso, qualcuno. Ma chi è che ride? Dico di qua. E siamo a facile, guarda quanta gente c'è. Tiro questo, perché almeno così che i centri si passano. Un po' di protesa. Guarda, guarda, che spara la navicella che scende, guarda, guarda. Che ti mette un bombardamento addosso? Lui, di qua. Mezzi civili, che stanno entrando. Vabbè, stiamo parlando di civili. L'ha rotta, hai visto? Ha rotto la navicella. Il mio cannone. E gli stili dove stanno? Vado a aprire, eh? Apro, eh? Apri, apri. Ancora, niente di bombardamento addosso. Mi ha rotto il cane. Ok. Cos'è questa? Muoio. Anch'io apro ancora. Ah, anche qui. È fortissimo questa arma, comunque. Ma ci sono armi, ma non ho anche detto che ci sono armi giuste per i vermi, armi giuste per... Vabbè, come le abilità d'altronde. Tipo la bolla lì inutile che te la metti contro. Sto facendo vedere se quella bolla spinge l'acido degli alieni, non so. Però siete tutti lì, nessuno. Nessuno che guarda di qui. Io ho aperto questo, lo apro ancora. Ma... Deciso lui. Sì. Ma lui ti uccide. Lui uccide tutto. Vedi Lens, va? Come si fanno le morte? Devo insultarlo. Guarda, lo fa supporto. Ma quali nemici? Vabbè, ma fai. È andato via, non ho tempo adesso. Ma ancora nemici? Non c'è radio. Dove sono tanti? Là? Dove? Ti spettano i colpi, devo dire un bombardamento. Dice, putrà. Destiny? Non no, ma non è che resistenza è a tempo. Un problema. Oh minchia, non sei in mezzo a noi. Tizio non copre dietro, riesce a passare. Guarda, guarda questa, quanto è rotta. Ma non posso. Ti ho visto che lo sciacquo lo spara, vero? Praticamente se noi non, se non si difende questo settore, quelli avanzano. Cos'è?
Il figo che fa... Ah, tu dici che arrivano al centro? Sì, secondo me sì. Sarebbe figo combattere sulla terra. Fare un evento che combatti sulla terra. Possono anche fare un evento che è tipo 50 giocatori contro un super boss, Tanto non succede, non cambia niente. Beh, non è vero che non lo fanno. Appunto, di fatto dico, potrebbero farlo. Si possiamo farne altre 7 di sta roba qui. Ah, 100% liberata, vabbè. Minchia, abbiamo liberato la Dropne. Oh no, l'animazione. Ho due medaglie. Controller, cambia assegnazioni, combattimento. La democrazia controllata chiama. Solo tu puoi. Vediamo X. Vince almeno 8 13 giorni. Siamo no, Drago quindi non è libera. Facciamo medio, siamo un 4. Operation accomplished. Cosa fai l'altra? Quale altro? Ah, non è una combo da due questa che hai fatto. No, questa era da uno. Questa è da due. Cos'è questa? Di lancio di dati. Siamo in tre. C'è Gilgamesh e le... bisogna pushare gli obiettivi. Sopra. Bisogna pushare gli obiettivi, esatto. non si può perdere tempo. Direttamente lì, antenna, giù. Antenna, destra. Dati, antenna, giù, destra, per sottrazione, via. È così. E poi tagli così dritto. Basta. Niente, livello 15 per di noi, tre cose, niente lui. Quello è forte. Ah, lui l'ha vita, ok. Poteva morire, poteva mettere una tutta. Ho due medaglie. Te tiro le sue S io, va. Per comprare il PC, 80. Porca troia. Cazzo, che tossico che sei stato. Non c'ho fare questo. Si è capito che c'è 8 anche nei mesi da minchia molto da strano qua. Probabilmente di cose rosse. Qui ci sono i potenziamenti rossi. Questi sono alieni, palmi. Vabbè. Drop, c'è proprio quello pianeta. Credo. No, ma che alieni? Che robot? Non li vedo alieni. Ah, merda. Ti giuro, ti ho letteralmente scambiato per un robot. Io sono un robot. Eri vicino alla torre, ti ho scambiato per un robot. Vabbè, sai, vieni di qui. Arma, se vuoi. No, non l'ho messo. E ti per te? Ho messo su X il mirino adesso. Dov'è il mio cane? Vieni per terra. Se l'ha preso lui lo uccide. No, non l'ha preso.
che palle, ma è una a merda. Vuole andare là però, eh. Vuole andare al rosso. Cazzo si fa? Andiamo al rosso, dai. Sì, ma. Era meglio. Beh, in tre, oddio, tre possiamo riuscirci. C'è una via qui. Sì, però se li uccide, però. Con un cecchino laser vedo un vigoroso di chi è qua? Suo? Ah, se suo non lo prendo è mio. No, non lo vedo su. Oh no, non puoi. Ma c'è una torretta lì. Sì, ma lui ha tirato boom boom. Ha fatto tiro dentro la granata. Non qui. Sì, ma di sopra c'è la torretta. Come non con la torretta? Non è vero. Ah sì? Cioè, ti si rompe, vai. Eh sì, ma quanti colpi? Quanti colpi vedi? Bisogna romperla quella cosa. Aspetta, cos'è? No, così ma no. Io so, se c'è secondo, c'è boom boom. Beh, sì. Aspetta, ma non c'è un modo. Sì. Quello che sta morendo. Ah, dietro, aspetta. Quindi? Sta fumando, sta fumando, no, dietro. Ok. Beh, mi servono rifornimenti. Io darei l'obiettivo comunque. Non si può andare se vi lì dietro. Se decidi di andare a destra non si può andare perché non sarà bisogno fare un giro più lungo delle prove. Pingolo. Diventa un giro inutile per niente, cioè. Un giro gigante per niente. Ma succede il coso che ho io? Fucile? Sì, io ce l'ho fucile tu. Sì, ma cos'è? Mi sa lentire. Questo è molto The Stranding. Cos'è? Io sono io. Devo scaricare la Director's Cut. Devo rigiocarlo. Sì, anch'io sì. Dovrei. È nell'extra, no? La torretta non è possibile che ci vogliono così tanti colpi, ci sono voluti veramente tanti colpi. Perché? Deve no, ma la torretta di mare. Perché la distruggi col bombardamento, semplicemente. Vedi quanta gente c'è dentro? Tanti. Non mi metto. Può far colpi, è il padre. E tiro la torretta. No, guarda, per un millimetro la mia torretta è fuori. Guarda che non si vede niente. Ma non prendi il codice di lancio, cioè. Non muoio. E chi? No, proprio dovresti morire. Ma lì vedo.
No, no, ce ne sono più. Ti sparano dall'avamposto. Quello, quello, sì, quello. Andiamo discesa qua. Discesa botta. Ah, botta, discesa boss. Qua tirava il fumogeno, loro non ti vedevano. Puppet, puppet. Ah, è vero. Prendi puppet. Ancora. Però sei un po' limitato questo fucile che devi mettere col mirino. Lo puoi mettere un mazzo. Ah, ci faccio un cazzo, se non lo metto. Io andrei via da lì. Niente che così non posso. Certo, c'è una pezza che ho messo. Pingo il missile. Eh sì, ci andiamo a farlo. C'è una bomba. Andiamo a farlo, andiamo da lui. Ma cosa deve fare? Il diamante? Cosa fa dopo? Io sto andando là, nel senso. Non so cosa vuole. Cosa deve fare? Cosa vuole? E che vuoi da me poi? Amico, che cazzo vuoi da qui da me? Io mi sto aspettando qui. Non so cosa sta facendo. Ah, c'è la cosa blu morro, vieni da torre, le spotta. Devi venire qui. No, bambi, tu non hai capito. No, devi venire qui, non puoi stare. Devi venire qui, non puoi fightare in zona. Ma devi venire qui, difatti. Ma infatti devi non sto venendo. Sto rallentando il tuo possibile. Dana, Eva. Io ho sentito un barazzo a pingare. Non so se sta lì muto. Ma se tu mi dici di venire qui, poi me la cita solo, scusa. No, è lì dietro. Ah, fermo, ok. Amico, prendi un cane. Dimmi dove devo girare. Non so. Come non lo so? Dimmi. No, c'è il cooldown. Ah, sta caricando. Tieni, amico, prendilo. Non l'ho già tirato io. Niente, non capisci. Mi ha ucciso. Mi ha schiacciato. Basso sinistro, Non legge, non legge. Ma l'ha preso il cane. No, è qui, ce l'ha lì, gliel'ho messo lì. Anch'io. Basta, basta, è giusto. No, no, è giusto. Sud-ovest, va a nord. Sud-ovest, amico. Ma così è nord? Sud-ovest? Amico, sud-ovest. Usa quella cosa, per favore. Sud-ovest. Qui non capisce, prendi qui. Ma l'ha fatto tutto il giro, non per niente. Era arrivato. Qui non prende il guarda. Così? Non lo so, vedi quanti sono lì. Ah, io l'ho messo su dove, se non compagno. Morro, non funziona, no, perché devo schiacciare un tasto. Togliti da lì, lascia, va bene.
Vai, vai, che fermo io. Ah, capito. Vai, schiaccia il tastino in su. No, ancora, la qualcuno l'ha spostata. Dimmi, leggi. Madonna, sono andato. 6:32. Sud ovest, dai. E lui gira lui, ti ho porto. Buono, buono, no. No, no, no. È andato fuori. Dai, sud ovest, no? Dai. Vai, vai, gira, 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 gira. Boh, basta. Basta, stai fermo. Lui sud ovest, non capisci. Perché secondo me lui guarda la mappa. Ah, è giusta la mappa di parte. Nino non conosce il sud ovest. Sud ovest va a nord. Non è un bambino. Andiamo, possiamo andare via da qua. Sì. Infatti faccio così e vado via, sotto il coglione sto qua. Io vado all'obiettivo, perché dopo bisogna scendere. Io nel passare vedo se può prendere questo combo. Se vado dritto, dritto, dritto qui, se ho un coso che luccica bene, se no vado via, ok, un coso che luccica. Sono anche tre campioni quantomeno. Sì. Quelle impegnative ci converrebbe farla comunque da insetti, perché secondo me quella doppia penalità qui è troppo cancro. Poi si sente il team che capisce che parla. Lui di nulla, credi di super buono. Vengo da qui. Prendi quelli lì, sì. Vado all'obiettivo. No, questo qui a destra, quello a destra non posso perché incontro dei nemici. Questo qui dritto sì. Lui non gira a caso, mi lascia da solo, vabbè. Lui mi lascia da solo. Questo è da premere, mi sa. Facciamolo dopo, dai. Non è vero, non è vero. Questo non era niente. È da buttare, aspetta. Lo spacco. Preso, posto. Ok, posto. Buono. Ci sono alcuni AT-AT che non li avete la testa, però. Però devi andare da dietro quelli che non vedi il tempo. Sì, sì, lo so. Cazzo che sta qua. Vai dal terminale. Col terminale, però Dio santo. Cosa? Non anche si vede. No, ce l'è perché c'è doppia penalità. Che mattia finisce. Tipo questo la testa si vede ma pochissimo. Se si potesse zoomar di più, morto. Che stai facendo? Bisogna alzare i piroli. Vabbè. Guarda a sinistra. Lui non sta al terminale, niente. Lui non ci arriva. Ci sono due persone qui, lui non va al terminale. Adesso lo sta per uccidere, sto tizio. Non devi pingare, se non capisco. Vedi tu persone che alzano delle leve manualmente. Perdonami, Torna. Torna, non ci sapeva terra. Più o meno. Ah, me la sua quella. Vabbè. Sì. Ma scusa una cosa, aspetta. Si colpisce. No, è attento, non è durabilità. Ma dico, anche noi, guarda. Certo.
sì, non sprecare tempo. Non posso ucciderti. Vabbè, vabbè, ma ti va. Capito. Stupido. Va bene. Guarda, guarda questo, 45, vieni a vedere i boss lì. Non sta rompendo? No, perché non perché lì sono ancora. No, devo colpire questa sola. Devi tirare la granata dentro lì. Ma non stai buggando, togliti, non la fai sparare. Togliti. Non ci sono nemici, che devo fare? Mentre lui terminale interagisce lì. Non ci si arriva per poco. La rotta! Ah no. Boom boom. Qui si vede bene l'esplosione da qui. Dove è andata l'inizio? La improbabilità. Ovest. Oh, tutta quadrata, no. Però l'esplosione è figa. Ma mi sa che la vedi proprio così comunque. Tanti qui. Vabbè, però se l'alleato mi uccide, però a parte che a sua discolpa eravamo lontanissimi. Capito. Se l'alleato mi uccide, sai com'è. Vediamo se lo prendo. Ma scusa, ma facciamo l'obiettivo grande dietro. Ma sì, 20 dietro. Minuti, dai. Questo sì. Ma aspetta, c'è questa qui piccolina. Ma ci stiamo dopo, dobbiamo scendere di lì. Scusa, ma perché fate questo? Vabbè, niente, da solo. Perché lui è qui. Ma sì, ma tu giochi con lui o giochi con me? Tu sei capace, lui no. Magari. Ma sì, quello ok. No. Ma se lo fa lui adesso. Tu non devi fidarti di quel tizio che c'è. Esatto. Continua. Vedi che questo c'è la testa fuori, saluti a te. Lo so bene. Ma le gambe. Ah, le gambe. Ah, come Star Wars, qui c'è grande citazione. Se c'è un altro, prova. Io adesso non so se anche con gli altri fucili funziona, ma con questo qui subito le gambe. C'è un bombardamento te? No, non so questo. Le gambe, ok. Mi rallenta. Di fianco. Cos'è sta roba? Ecco. Ah no, quelli scuri grossi con le motoseghe. Vedi che sparra, ma non fa niente questa. No. Perché bisogna tirare granate dentro. Beh. Troppo una recinzione qui per passare. No. Io non ho granata. È tipo le tane. Ma cosa sono queste? Arc? Beh, ci sono le cose da prendere, campioni da qualche parte, no? No. Aia, Cristo, sono tantissimi.
Devi, non può, non può. Dobbiamo andare. Un po' ne uccisi, eh. Lì. Sinistra. C'erano le munizioni. Ma l'alleato nostro? Dorme. Ma cosa cazzo è? È un tizio che spara col cannone. Ma chi è quel cannone? Sì, ma c'è... Dov'è il mio cane adesso? Qui davanti. Ah, minchia del laser. Ma sei bene, non mi sei andato. Come uccidi da pallino? Ma sono fermo. Sono appena rientrato, sono sceso ora. Ma in che senso? Non lo so. Ho ucciso quel mio foto, sono appena sceso, scusa. Mi ha sparato in più di quello, sono morto da quello. Ah, appunto. Sì, però lui è un idiota però adesso, ha aperto palle. Cosa ha fatto? Ah no, niente. Però cane anche lui, no? Sì, è quello da prima, ce l'ho dato da noi. E senti, facciamo rosso lì. Questo rosso. Qua. Siamo dei diamanti. Di diamanti. Quelli in basso, che c'è una pattuglia lì. Mettiamola se possibile. Ma con queste cose le aggrano. No, è lui che si gira a sparargli, come puoi vedere dal cono della in mappa. Sono utili, ma se ci sono delle pattuglie che non puoi farti vedere, potrebbero essere gli altri, no? Gli altri, sì, no? Basta fare il giro a largo, però non so. C'è luce qui? No, lui non corre. Vabbè, no, da premere, non è vero. E lui fa il roleplay? Niente, niente, zero. Ah, no, diamante basso. Vado a questo diamante qui sotto. Tu vai già lì. Qui arrivo. Ma se mi i diamanti, ma non c'è niente. Oh, ho glitchato. No, ho trovato il rinforzo. Sono in prima persona per sempre. Ok. Guarda che c'è la tua tipa di vedi. Sì, ma da solo io qua. Sto arrivando con me. Posso questo manichino? Sì. Me ne passa un pacchetto. Cosa merda. Attacco con questa matata? È pieno, sono circondato. È già sparato. Basta che non fanno braccio alto. Se fanno braccio alto chiamano in forte. Sì. 45? Più o meno. Sì. Ti vedi laser che è 50. Ma chi è? Ma proprio che fa i bracci alti? C'è uno. I puppet o. No, i frenzy. Frenzy puppet. Guarda questo, viene. Guardalo, hai visto quello? No, sono qui. Sì. Mm.
Qui scusa, non c'è niente? No? E qui è pieno. Dove? Vabbè, lo scappo. Ah, ha fatto fumo però anche lui, fanno fumo anche loro. Vabbè, forse mi continuo a uccidermi, sentite. Mi annihilito anche lui. Non so se continui a ucciderci, però sto morendo, io sono morto solo da lui, comunque. Ma se non per dire. Ti vado all'estrazione, sono portato, continuo a uccidermi questo. Qui c'è da schiacciare in due. Sì, ma i campioni, cioè. Non voglio perderle. È un attimo. Lui non gli interessa, lui uccide e poi va avanti. Capito? Non so cosa. Arrivo. Uno come sarà? Siamo molto. Quello. Sì, è qui, qui dietro. Non sono di campione. Prendi di te i miei, sono qua davanti. Vediamo. Ma qui davanti sono. Io ero più a destra. Non so. Ecco lì, sì. Ok. C'è un cane anche. Sì. Ok, lo vedo. Ancora, ancora, Sì, beh, lo butto fuori se mi uccide ancora. Lo butto proprio fuori. Andiamo via, per carità. L'ho toccata qui. Facciamo giusto questo rosso vicino a... Dove c'è da premere, premiamo. E vai, premi. Faccia di merda, lì un'ora. Facciamo giusto le medaglie, va comunque. Sì. Prediti la medaglia. Hanno chiamato, da un posto chiama gli importi a prescindere comunque. Da un posto del tutto. Arriviamo. Devi stare attento perché gli tirano le granate loro, i nemici. Ho capito però, Ancora lui? No, era dietro una roccia. Io non so come mi hanno ucciso, era dietro una roccia con un edificio con un lanciarato. Le granate. No, ma c'è le combo lanciarate. Sì, lo vedo. Anche a me. Roccia era. Ma sono vivo, ci vuol lui, sono quelli dietro che ha aggrati lui. Ma brutto cazzo sto tizio, lo sta per buttare fuori. Sono venuti da lato perché quelli della... Ancora? Quelli della... Sì. Esatto. Questi qua sono anche questi. I tizi che... dell'avamposto, io ero dietro, non potevano mai partire. Sono stati questi che ha creato lui. Perché... il mio cane, ecco. Ancora. Lo tiro là, dopo. Lui è morto. Lui rimane un po' morto, un momento. Lo sto chiamando, no? Ho chiamato. Che ancora quello che lancerà. Quello è quello davanti, non è quello di prima. Difficile trovare un posto di mignon che... Perfetto.
Non vedo un po' subito quello che era davanti. Ah, si vedi che era rapido dietro. Che era lui, sì. Vale. Ancora rinforzi, hanno chiamato. Non si esplode, ma che cosa quando tu. Non è come quello delle fame. No. Andiamo via, basta, andiamo via. Sono circondato. Vieni via. Mia ha rapo. Vieni via. Sto andando via io. Auguri, perché quel titolo che sta prendendo tutto. Via. L'hanno più stimolante per cosa di quello. Adesso tiro il rifornimento qua. Fa che fine. Vieni qua sopra, ti amo il rifornimento. Ti tiro qua sopra. Questo è di 15. Che cazzo è questo? Ho i fornimenti qui tirati. Lui è morto. Non ha campioni addosso contro me. Morto solo lui, praticamente. Lui o uccisi da lui? Uccisi da lui, effetti. Cose. Ne ha ucciso lui con la granata ancora, eh? Morto dai gianti. Niente. Ma basta. Ah, cresce. Sì, è scresciato.